Sarebbero stati individuati gli aggressori del 15enne di Vallo della Lucania, picchiato e ferito con un coltellino ieri mattina mentre si recava a scuola al liceo scientifico Leonardo da Vinci. Ad agire sarebbe stato un ragazzo con precedenti già in passato, arrestato per atti di vandalismo, e un suo complice, un ragazzo straniero. Ieri mattina i due hanno aggredito e derubato lo studente mentre si recava presso l'istituto scolastico. L'aggressione è avvenuta lontano dalla scuola, nei pressi del parcheggio comunale in via Passarelli, situata a pochi passi dal centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo studente, originario del centro cilentano con papà vallese e mamma ucraina, è stato avvistato dai due aggressori di circa 30 anni, di cui uno dalla pelle scura. Lo hanno preso a calci e pugni e nella colluttazione è rimasto ferito con un'arma da taglio. Alla base dell'aggressione il tentativo da parte dei due di derubarlo. Probabilmente il 15enne ha reagito, finendo vittima della violenza dei due aggressori. Non appena è riuscito a liberarsi, ha chiesto aiuto ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, dove alla presenza della mamma è stato sottoposto alle cure necessarie. Per lui fortunatamente solo tanta paura, nessuna grave conseguenza. Ha cercato di ricostruire quanto accaduto, ma era in evidente stato di shock. L'episodio ha messo in allarme la comunità locale, perché i due aggressori già nei giorni scorsi si erano resi protagonisti di altri episodi di violenza. Una donna è stata strattonata e buttata a terra da parte dei due ragazzi che hanno tentato uno scippo. I due volevano rubarle la borsa, lei ha reagito finendo a terra. Non si può stare tranquilli, lamentano i cittadini. Aumenta ogni giorno di più la preoccupazione. Si chiedono interventi mirati a garantire maggiore sicurezza. Ma gli episodi che vedono protagonisti i due non finiscono qui. Questi due la settimana scorsa erano a Vallo Scalo e sono entrati nell'istituto Ansel Keys seminando panico, minacciando i professori di dare fuoco alla scuola. Mia figlia è tornata a casa terrorizzata, racconta una mamma. I due sono stati avvistati anche questa mattina, la loro fotografia ha già fatto il giro delle chat di WhatsApp. Attendiamo un intervento delle forze dell'ordine, abbiamo paura, chiosa uno studente.